Questo video, ragazzi, inizia in maniera un po' triste perché volevo aggiornarvi sulla situazione park, perché abbiamo avuto un, si può dire, anche un grosso inconveniente, nel senso che l'airbag proprio qui si è rotto. Ci si era già tagliato qualche settimana fa e l'avevamo anche riparato, perché l'airbag, se si taglia, chiaramente si può riparare tranquillamente con delle pezze. Il problema è che stavolta ci si è rotto in un punto vicino al motore, uno squarcio veramente grosso, lungo 2 metri. Abbiamo messo le pezze, abbiamo chiamato anche delle persone che riparano teloni dei campi da tennis, ma è durato poco, ragazzi. 2 settimane si è riaperto tutto. Quindi purtroppo, molto probabilmente, l'airbag è da cambiare. Era un airbag usato, quindi sapevo che la sua durata non era ancora di chissà quanti anni, però si è rotto proprio in un momento brutto, perché all'inizio dell'estate, quando tutti vogliono girare, finiscono le scuole, io ho i contest, quindi vorrei utilizzare il bag. Purtroppo non ce l'abbiamo in questo momento, ma stiamo lavorando per sostituirlo, comprarlo nuovo oppure valutare l'acquisto di un usato. Tenete conto che si parla sempre di cifre considerevoli, perché un airbag nuovo di queste dimensioni sono circa 20.000 euro. Ma la cosa che dà più fastidio di tutta questa situazione è che mi è capitato che recentemente certe persone venissero in bike park e, trovando l'airbag spento, mi dicessero: ma come? Se sapevo che l'airbag era chiuso, non venivo nemmeno al park. Ma ragazzi, uno, il bike park è pieno di tanti altri salti. Lo so che tante persone vogliono provare l'airbag e ci teniamo anche noi a far provare l'airbag a tutti, ma se non c'è una struttura, non siamo noi stronzi che vogliamo tenerla chiusa. E soprattutto, la nostra realtà non è stata creata a fine di lucro, nel senso, io ripeto sempre, ragazzi, quando venite a girare al park e vi tesserate, non è come andare al supermercato e comprare qualcosa che voi lo pagate e lo ottenete. Qui vi state tesserando un'associazione sportiva e quindi, se decidete proprio di entrare a far parte dell'associazione, dovete sostenere a pieno tutte le scelte dell'associazione sportiva, perché siete proprio dei soci, ecco. Anche perché ricordo che tutti gli ingressi che noi facciamo, tutti i tesseramenti, quindi tutti i soldi che entrano nell'associazione sportiva, non ce li intaschiamo noi, ragazzi. Noi non prendiamo un centesimo da tutto questo. Tutto quello che entra banalmente nel conto dell'associazione sportiva viene reinvestito proprio per queste situazioni di emergenza. Chiaro che è nostro interesse trovare magari uno sponsor che ce lo paghi, in modo tale che così non dobbiamo per forza spendere 20.000 euro, perché sono sempre 20.000 euro, ragazzi, per un airbag, eh. Prego, entri pure lei, signora Borelli. Ciabatte classico. Ciabattina fresca fresca, alboretto che va dentro al buio. Chiaramente nelle felci. Travetto? Dove cazzo l'hai lasciato? Estate italiana. Quando avevo cambiato le rampe del park, che avevo rifatto le rampe del mulch in ferro, vi avevo spiegato che già quelle rampe là erano durate già 5 anni. Pensate che queste stanno durando ancora di più. È già tanto che sono ancora in piedi. Però chiaramente dobbiamo fargli un po' di manutenzione. Vedete? Il fianco è praticamente vuoto marcio. C'è qualcuno? La linea grossa scoperta, oggi l'apre il sasso, ragazzi, che non la fa dall'ultimo video che ho registrato sulla linea grossa. Infatti un po' di tensioncina, ma vediamolo. Scusate la sfuriata, insomma lo sfogo di ieri sera, ragazzi, ma ci tenevo a condividere con voi la mia opinione sul park, perché voi siete i primi utilizzatori del park, quindi farvi capire cosa sta dietro a un progetto del genere, che non è stato creato per business, cioè non è stato creato per fare i soldi, ma è stato creato per promuovere lo spark, e sono due cose totalmente diverse. Secondo me non è chiaro ancora a tutti. Volendo, chiunque può fare donazioni al park per contribuire a sostenere il park, qualsiasi cosa. Stamattina proprio mi è capitato che un papà mi chiedesse: ho visto la vostra realtà, mi piace quello che state facendo, vorrei contribuire, vorrei darvi una mano. E questo è lo spirito di uno sport che chiaramente non è come il calcio in Italia, non ha le stesse possibilità del calcio, uno sport emergente che sta crescendo. Però basta super cazzo adesso, ragazzi, abbiamo scoperto anche la linea grossa oggi, perché appunto non c'è il bag, quindi almeno la linea grossa la scopriamo. Il sasso ci sta già dando dentro, adesso ci cambiamo, iniziamo a girare. Facciamo qualche transfer. Partiamo dalle cose banali. Dal mulch piccolo al landing del mulch grosso. Lo facciamo tutte e due in 3-6. Tu lo fai in alley-oop. Ma tu ti lamenti sempre, non è? Ma io.
entri qui da questa parte, punti di qua ed esci girando da questa parte, te. Oh, bello! Eccolo! Un po' più sbatti. Dal mulch grande al mulch piccolo. Bravo. Dal mulch grande al mulch piccolo adesso. Allora, il transfer, ragazzi, è dal grosso al piccolo. C'è tanto transfer verso sinistra, ma è in lunghezza, diciamo, che è simile al mulch grosso. Poco transferato, eh? Poco transferato questo Riccardo. Minchia, anche stiloso ha fatto. Inizio a fare un tricchettino io. Faccio tac. Devo fare 3-6, ragazzi. Per me vuol dire farlo in alley-oop, cioè vai dalla parte opposta rispetto al tuo lato di rotazione. Quindi io dovrò andare verso sinistra ma girare a destra. Madonna, che rischio. Ce n'è uno di transfer che però è veramente strozzo e non l'ho mai fatto. Dal grosso al grosso di là. Qui bisogna essere pronti nel caso avere le yacht mode. È possibile fare transfer e linea grossa poi, cioè tu continuare tutta la linea grossa. Capisco da sopra, dal landing, se si riesce a fare o no. È un po' stronzo così. Lo vedi quel gradino lì? Tagliare così entra proprio storto il run. Tipo se tu atterri più di qua. Ma Sasso, ma come entri storto, figa? E qua mi fa paura entrare un po' piegato così in rampa, oppure che mi si chiuda, boh, sai. Secondo me no. Va bene, dai, prova. Se vedo che in area sono giusto, vado. Se non sono giusto, freno e vado via. Aspetta che l'ambulanza non mi piace, intanto che salto. È venuta a prendermi, Sasso. Come oggi è giornata a quanto pare di transfer, vorrei rifare il transfer alle mie spalle, cioè dal panettone al landing del mulch. Fino a quando c'era il vecchio mulch si riusciva a fare abbastanza tranquillamente, nel senso non era una cosa da principianti, però si riusciva a fare. Invece quando abbiamo rifatto il mulch, sul giorno dopo ho provato a farlo e... È lungo! L'avevo provato d'inverno, quindi la condizione era molto umido, infatti in mezzo tra i due panettoni qua c'era giù il fango. Il fatto che dovevi girare con la felpa, ti senti meno reattivo, eccetera, eccetera, secondo me un po' c'entrava. Adesso è tutto bello secco, non c'è vento, non c'è niente, bisogna vedere se è fattibile o no. Il Sasso continua a dirmi che secondo lui è troppo lungo. Oh no, no. Minchia, guarda, è alto, guarda. Sì. Ok, che alto. Oh, guarda che se lo faccio io easy, sei costretto a provarlo anche te. Tanto nei giorni ho imparato a lanciare la bici abbastanza bene, esatto, quindi esatto. Penso. Comunque a vederlo da qua rimango sempre molto molto scettico. Al pelo, eh. Secondo me così è l'unico modo che si può fare adesso sto transfer. Però già meglio dell'inverno. Ok, abbiamo convinto anche il nostro amico Sasso a provare questo transfer, che non è assolutamente facile, ragazzi. Dai, Sasso! È arrivato! Va bene, per la patria abbiamo dato, a posto. Non c'è moltissimo da fare, vado a casa. Non lo facciamo una volta in trenino? Una volta in trenino? Sì, tu davanti. Tutte e due inghiepati, uno un po' sul lato, io in cima di brutto. Dai, lo rifacciamo in par condicio, vado avanti io. Oh!
Cioè, oggi siamo proprio stronzi e stiamo cercando il saldo proprio ingheppabile. C'è questo transfer, ragazzi, che non mi era neanche mai venuto in mente. C'è la curva dei panettoni e c'è subito il panettone dopo, che vedete che casualmente abbiamo visto in questo scorcio, cioè punta nell'ultimo landing della linea grossa. La lunghezza è assai notevole. La traiettoria per arrivarci è la cosa più stronza del mondo, ragazzi. Mulch grande, atterro, taglio di qua, pedalo tutto, tutto sopra i teli, pedalo qui in mezzo, passo in questo corridoiettino piccolissimo tra la gobba e la curva e punto là. Vediamo la velocità e vediamo se nel mio feeling è fattibile o no. Quindi apri te? Apro io, dai. L'idea stronza è stata mia, mi devo sacrificare. Si fa! Dai, Mauro! Carino come tra, è il road gap del Monza Pizza questo. Esatto. Allora, ragazzi, nel frattempo il povero Cesta, siccome ha visto noi che stavamo facendo tutti i transfer, ha detto: io faccio il transfer in pump track e abbiamo la bonus clip del crash. Oh, che mina. I veri eroi cadono sempre. Raga, park completamente vuoto. Inizio estate, le session serali sono le session migliori, perché quando non c'è vento, c'è il tramonto, c'è proprio l'aria ferma, la temperatura perfetta per girare, sempre fighissimo. Alla fine oggi, da un video che è iniziato dove vi parlavo appunto dei problemi che abbiamo in par, perché certe volte non si vedono, più che non vedersi non si capisce realmente quanto lavoro c'è dietro un posto del genere, e magari ci starebbe proprio fare un video su la nascita magari del Monza Pizza Bike Park, legata anche ai costi di apertura di un posto del genere. Quanto abbiamo speso per fare il Monza Pizza Bike Park? Quali costi ci sono per gestirlo? Perché non sembra, ma ragazzi, ma qui dentro ne sono andati di questi. Questione bag, ragazzi, io sto cercando in tutti i modi di risolverla. Vi dico che chiaramente lo compreremo. È una struttura fondamentale che il Monza Pizza Bike Park deve avere, quindi dateci solo tempo. Se non lo vedete, però, sappiate che ci stiamo sbattendo per mettere a posto le cose. Ricordatevi che se volete comunque contribuire alla buona causa del park e fare qualche donazione all'associazione sportiva, è assolutamente ben accetta. Basta che ci scrivete una mail a monzapizzabikepark@gmail.com. lo trovate sempre in descrizione tutti i riferimenti. Iscrivetevi e noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bello. It's in my veins. We'll never wake up.